Alex Fantini presenta Come fare tortelloni con Graziano Fantini ed Angelo Angelita Antonella. Allora, adesso facciamo i tortelloni con la ricotta e il prezzemolo. Gli ingredienti per i tortelloni con la ricotta e il prezzemolo: ricotta di pecora, ci si mette anche delle patate per rassodare, il prezzemolo tritato, dove? Il parmigiano, un po' di l'uovo perché serve per amalgamare il tutto, una grattugiatina di noce moscata poca e un po' di sale. Stop. Quindi iniziamo, abbiamo già grattugiato il parmigiano reggiano, abbiamo già lessato la patata che dopo la dobbiamo solo tritare assieme, tagliare, fare pezzettini e metterla insieme alla ricotta. Adesso sbricioliamo, tritiamo, pestiamo il prezzemolo. Allora, adesso amalgamiamo tutti gli ingredienti. Partiamo dalla ricotta e la mettiamo qui nella terrina. Poi dopo ci mettiamo le patate. Allora, stiamo passando col passapatate, con lo schiacciapatate, sia le patate che la ricotta, perché ci siamo dimenticati che le patate andavano passate prima, invece di tagliarle a fette andavano passate nello schiacciapatate. Ma adesso ci passo sia le patate che la ricotta, così viene poi amalgamato meglio. Questa è un'operazione di ripiego che per correggere un piccolo errore. Le patate le mescoliamo bene assieme alla ricotta, cercando di fare un impasto unico, omogeneo. Dopo aver unito bene le patate alla ricotta, adesso ci metto il prezzemolo già tritato con la mezzaluna. Io l'ho tritato con la mezzaluna, così non si scalda, viene frantumato lo stesso bene. E poi anche questo qui lo mescoliamo bene. Poi ci possiamo già mettere il formaggio, un pizzichino di noce moscata per dargli un po' il sapore. Io ne metto poco perché mi piace proprio poco. Ci mettiamo anche l'uovo, due uova che ho già lavato prima, i gusci, in modo che un pizzico di sale, e poi si comincia a mescolare tutto. Allora, abbiamo tirato la sfoglia con la macchina elettrica, dopo averlo impastato sempre con la planetaria, e adesso andiamo a tracciare i quadri.
In descrizione trovate il link all'articolo sul mio blog da cui potrete scaricare la ricetta scritta.